Prego, consigliera Salsi. Grazie, Presidente. Siamo in tempo di crisi, so che sembra banale ribadirlo, è anche un po', come dire, ridondante, però questa è la realtà. Il Comune, non più di un mese fa, ha lanciato un appello allo Stato, un appello importante che abbiamo condiviso e sottoscritto come tutte forze politiche del Consiglio, condiviso anche dai sindacati, dove appunto denunciavamo che il taglio dei trasferimenti dello Stato ai Comuni non ci consente di continuare a garantire i servizi, le scuole comunali che noi abbiamo, e quindi siamo in, come posso dire, in estrema difficoltà. E, è stato un passo molto importante, perché è stata comunque una presa d'atto di una grossa difficoltà che il Comune non, pur essendo estremamente impegnato sul fronte della scuola, non riesce a farvi fronte. Il Comune sembra quasi essere stato anche un precursore in fatto di richiesta di aiuti allo Stato per le sue scuole, e lo è stato nel momento in cui ha scelto di statalizzare le Aldini Valeriani nel 2008. Ha scelto di statalizzarle perché riteneva appunto che il Comune non avesse alcuna competenza in materia di istruzione superiore. Lascia però un po' perplessi il fatto che all'epoca si decise da una parte di statalizzare la scuola, quindi di fatto cercando di sgravare il Comune da una gestione economica sicuramente onerosa, ma dall'altra ha mantenuto in carico tutto il personale. E quindi, come dire, non siamo impegnati, cioè non riteniamo l'istruzione superiore di competenza del Comune, però la continuiamo a pagare. Lo trovo personalmente un controsenso, e quindi, siccome all'epoca io non c'era neanche questa giunta, mi piacerebbe a questo punto capire il come mai di questa scelta che apparentemente sembra incongruente. Ricordo che il Comune nel 2011 ha speso quasi 8 milioni di euro per il personale delle Aldini Valeriani e Sirani. C'è una lenta e progressiva diminuzione del personale comunale che viene sostituito da quello statale, presumibilmente perché quello comunale nel frattempo va in pensione. Inoltre il Comune ha previsto un investimento per una manutenzione straordinaria di 900 e passa milioni di euro. Ci sono altri fondi stanziati, sempre nella misura di 240 milioni di euro, per l'assegnazione di insegnanti comunali in virtù della legge 104. Allora, io a questo punto avrei bisogno di capire per quale motivo, l'ho già anticipato prima, all'epoca non si optò per la statalizzazione del personale, se questi dipendenti comunali non passeranno mai allo Stato, ma semplicemente andranno in pensione, verranno sostituiti da nuovo personale statale, se non si ritenga a questo punto, date le necessità del Comune e la spesa decisamente onerosa che il Comune deve sostenere, se non si ritenga opportuno rivedere l'attuale procedura, l'attuale accordo, al fine di accelerare un'eventuale statalizzazione delle persone, ovvero non aspettare che vadano in pensione, ma fare una mobilità tra enti in maniera tale che il Comune possa recuperare dei fondi che possono andare a beneficio ad esempio delle scuole materne. Vorrei sapere che tipo di manutenzione straordinaria è stata fatta. C'era la previsione di una messa a norma per certificato antincendi, ma 900.000 euro mi sembra una cifra significativa, quindi cercare di capire a che cosa è servita e se c'è la possibilità in futuro di recuperare questa cifra attraverso lo Stato o altri enti che possano concorrere, e per quale motivo appunto questi insegnanti comunali in riferimento alla legge 104 vengono assegnati in quanto comunali, e se non sia possibile prevederne la statalizzazione o usufruire di personale statale. Assessore Pillati, prego. Grazie, Presidente. Ma io ringrazio i consiglieri per questa domanda, che mi consente anche di chiarire alcune delle azioni che questa amministrazione ha intrapreso, e credo che sia utile in premessa inquadrare in termini generali la questione, e poi cercherò anche di rispondere alle domande più specifiche che alcuni consiglieri hanno fatto. Allora, parto da una cosa che sicuramente è nota in città: gli istituti Aldini Valeriani, che
sono l'espressione, diciamo, più compiuta del ruolo che per molti anni il Comune di Bologna ha svolto nel campo della formazione tecnica nel nostro territorio, sono stati istituiti e gestiti direttamente dal Comune di Bologna per oltre un secolo, proprio fino alla data del 2008, quando si è deciso di passare la gestione di questi istituti allo Stato. È importante però sottolineare che non si è trattato di un totale disinvestimento del Comune nel campo della formazione della cultura tecnica, tanto che molti sono ancora gli ambiti nei quali il Comune continua a investire per favorire la diffusione della cultura tecnica, nella consapevolezza dell'importanza che questo tipo di formazione assume per lo sviluppo economico del nostro territorio. Le motivazioni del processo di statalizzazione dell'Istituto sono quelle spiegate proprio nella delibera del Consiglio Comunale del 2008 e che si possono riassumere nella valutazione allora prevalente che una gestione statale potesse rappresentare un'opportunità di sviluppo e di migliore integrazione nell'organizzazione dell'istruzione tecnica e professionale di competenza statale. Questa premessa è importante per comprendere il contesto nel quale è maturata nel 2008 la decisione della statalizzazione. Occorre però anche sottolineare che quanto stabilito nella convenzione che è stata sottoscritta nel 2008, cioè mantenere l'assegnazione del personale comunale con il subentro graduale del personale statale sui posti che si rendono via via vacanti a seguito delle cessazioni del personale comunale, rappresentava la sola modalità in quel momento possibile per passare alla gestione dello Stato. Non c'erano infatti le condizioni giuridiche per far transitare il personale comunale alle dipendenze dello Stato. Quantomeno questo non si poteva realizzare con un atto come una convenzione, essendo necessario un atto normativo di rango superiore, non di facile adozione. E in modo analogo si è proceduto nelle altre realtà, compresa Firenze, cioè la convenzione iniziale prevedeva il subentro graduale del personale dello Stato via via che per pensionamento o per dimissioni il personale comunale cessava il suo servizio presso l'istituto. È bene però anche sottolineare che, sebbene attraverso un processo graduale, dal 2008 ad oggi questa statalizzazione per il Comune di Bologna ha avuto un impatto sul bilancio certamente non trascurabile. Nel 2007 la spesa era di 15 milioni di euro e nel 2011, come anche nei vostri interventi avete sottolineato, questa spesa si è ridotta a 8 milioni di euro. Tenuto conto del ruolo che ha avuto e che continua ad avere l'Istituto per il tessuto economico della nostra città, non definirei queste risorse come risorse buttate, sebbene non ci sfugge l'importanza che in questo momento, proprio per la difficile situazione finanziaria, potrebbe avere una sostanziale riduzione di questa voce nella spesa del Comune. È proprio per questo motivo, e di questo mi fa piacere potervi, diciamo, rassicurare, che l'amministrazione comunale ha avviato numerose interlocuzioni con l'amministrazione dello Stato proprio per andare nella direzione di un'accelerazione del processo di statalizzazione rispetto a quelle che sono le modalità previste dalla convenzione del 2008. Proprio prendendo in considerazione, come nel caso di Firenze, il passaggio del personale docente comunale alle dipendenze dello Stato. La richiesta formale è stata, anche se era stata, diciamo, preceduta anche da altri incontri, è stata presentata a gennaio 2012. A questa sono seguiti numerose comunicazioni e anche incontri direttamente al Ministero, oltre che nella sede periferica del Ministero, l'Ufficio Scolastico Regionale, diciamo, in questo periodo abbiamo anche dovuto, diciamo, fornire al Ministero
tutti i dati necessari relativi al personale comunale che attualmente opera nell'Istituto Aldini Valeriani per valutare la fattibilità del passaggio. Servono, diciamo, titoli e abilitazioni particolari, e anche nel caso di Firenze non tutto il personale in servizio presso l'istituto in questione ha avuto la possibilità del passaggio allo Stato. La più recente interlocuzione diretta del sindaco proprio su questa questione risale a poco più di un mese fa, quando ancora era ministro il professor Profumo. E noi siamo ancora, tuttora, impegnati a proseguire questa azione nei confronti dello Stato. Voglio però chiarire un punto anche sulla luce di quello che riporta l'articolo di stampa a cui le vostre domande fanno riferimento, e cioè: il completamento della statalizzazione non è una decisione unilaterale dell'amministrazione. Noi abbiamo fatto la richiesta e anche tutta una serie di azioni successive che vanno in quella direzione, ma si tratta di un processo peraltro che richiede il coinvolgimento e l'assenso non solo del MIUR ma anche di altri due ministeri, che sono quello dell'economia e delle finanze e quello della funzione pubblica. Non sfugge, penso, a nessuno che l'operazione si potrà concludere con successo solo se lo Stato accetta di assumere alle proprie dipendenze il personale attualmente dipendente dal Comune di Bologna e crea una dotazione organica ad hoc perché questo possa accadere. Noi porteremo avanti questa azione, che riteniamo sia prima di tutto politica, perché senza che vengano meno le condizioni di buon funzionamento dell'Istituto Valeriani, che, lo ricordiamo, è un istituto che ci sta molto a cuore, riteniamo possa e debba essere lo Stato a farsene carico. Ecco, io mi auguro che vi possa essere da parte di tutte le forze politiche rappresentate in questo Consiglio Comunale una condivisione e quindi un sostegno a questa richiesta nei confronti dello Stato. Ecco, e in ultimo voglio dare alcune informazioni rispetto a un paio di domande puntuali che la consigliera Salsi ha posto. La prima è riferimento alle spese per l'immobile. Allora, voglio ricordare che l'immobile in cui ha sede l'istituto è di proprietà del Comune di Bologna. Quando è avvenuto il passaggio alla gestione dello Stato, quindi nel 2008, si raggiunse un accordo con la provincia, che come sapete ha la competenza sull'edilizia scolastica per quanto riguarda gli istituti superiori statali, che prevedeva, in un termine congruo stabilito nel 31 dicembre 2013, che il Comune avrebbe dovuto realizzare tutti gli interventi necessari per l'adeguamento dell'immobile alle normative sulla sicurezza. A tale scopo è stato approvato e finanziato con un mutuo contratto dal Comune di Bologna nel dicembre 2012 il progetto definitivo di manutenzione straordinaria dell'Istituto Aldini Valeriani, quello proprio dell'importo complessivo di 900.000 euro, finalizzato al conseguimento della conformità dell'edificio all'attuale normativa in materia di prevenzione incendi. Quindi, a partire dal 1 gennaio 2014, la competenza dovrà passare alla provincia, ma poi capiremo con quale sarà anche l'esito di questa materia. E invece, per quanto riguarda l'altra domanda, quella relativa a spese sul personale, in realtà nella relazione previsionale programmatica, nella parte in cui sono evidenziate le spese per l'accordo di programma per l'integrazione scolastica degli alunni disabili, vengono unicamente evidenziate tra tutte le spese sostenute con quella finalità quella di 240.000 euro che riguardano alcuni degli insegnanti dipendenti del Comune di Bologna
che operano nell'istituto che sono specializzati sul sostegno. Quindi non sono spese aggiuntive per l'assunzione di ulteriori insegnanti comunali, ma è solo la quantificazione, diciamo, della spesa relativa agli insegnanti comunali che già operano in quel servizio e che è imputabile direttamente a quella funzione, cioè il sostegno ai ragazzi certificati. Do la parola ai tre consiglieri che hanno fatto domanda. Consigliera Salsi, prego. Grazie Presidente. Ma la risposta dell'assessore Pillati mi trova parzialmente soddisfatta. Allora, soddisfatta perché ha fatto una ricostruzione, devo dire, estremamente chiara e ha risposto in maniera puntuale a tutte le domande. Il neo è che non si è riuscito a capire, almeno io non sono riuscita a capire, come mai nel 2008 c'erano delle condizioni giuridiche tali per cui non si poteva procedere alla statalizzazione del personale e adesso si sta cercando. Non è chiaro come mai all'epoca non si poteva e come mai adesso invece, che è positivo che si stia lavorando in questa direzione, ma come mai adesso invece si sta provando a interloquire con lo Stato in maniera tale da procedere ad un eventuale passaggio del personale da un ente all'altro.